Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo dell'uso della telematica nei cantieri edili. Serve in particolare a controllare chi entra in cantiere, se ha diritto di accesso al cantiere e anche se porta o non porta i dispositivi di protezione individuale come ad esempio il casco o le scarpe. L'uso della telematica nei cantieri è anche incentivata, come poi vedremo nelle interviste, dalla Regione Emilia-Romagna e dall'INAIL regionale dell'Emilia-Romagna. Contro gli incidenti del lavoro e le malattie professionali è chiaro che uno degli elementi fondamentali è esercitare il controllo nei luoghi di lavoro e in questi anni nella regione Emilia-Romagna abbiamo superato di molto gli obiettivi posti a livello nazionale e anche gli obiettivi che ci eravamo posti a livello regionale, ma è chiaro che questo non è l'unico strumento. Lo strumento fondamentale è avere un buon lavoro, un lavoro regolare, un lavoro legale, un lavoro con occasioni di formazione alla sicurezza dei lavoratori permanenti, in modo che si riducano e si prevengano le condizioni di insicurezza generali che riguardano l'occupazione. Queste azioni, queste condizioni, abbinate a un livello di controllo dei luoghi di lavoro adeguato, ci consentono e ci hanno consentito in questi anni di ridurre di molto il livello di infortuni e anche di morti sul lavoro che si registravano fino ad alcuni anni fa. Non siamo naturalmente ancora soddisfatti dei risultati ottenuti, perché l'obiettivo desiderabile è avere zero morti sul lavoro e ridurre al minimo l'incidentalità e le malattie professionali. Le risorse che derivano dalle multe comminate, dalle infrazioni registrate, ritorna nel sistema e sostiene iniziative che incrementano la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'ambito di una rinnovata ed efficace strategia INAIL di prevenzione emerge la novità della sicurezza high-tech, l'installazione cioè nei cantieri di speciali dispositivi tecnologici antinfortunistici. Installazione di una porta di ingresso al cantiere. Il lavoratore dotato di casco, scarponi e guanti che comprendono dei microchip di rilevazione, dei sensori di rilevazione, passa attraverso la porta e soltanto se è in regola può accedere all'area cantierata. L'innovativa tecnologia già funzionante a Perugia nei lavori per la nuova sede della scuola edile a San Giustino verrà presto applicata e testata per la prima volta in un maxi cantiere per la costruzione di un centro commerciale. Il controllo telematico in cantiere è comunque una novità. Fino adesso si sono utilizzati i servizi di guardiania oppure possono essere utilizzati dei tornelli, però diciamo che non c'è mai dietro un controllo effettivamente dettagliato di chi entra e delle mansioni che svolge. Quindi se il vantaggio è questo, penso che sia importante per un coordinatore sapere il numero degli operai che sono presenti in cantieri e le loro qualifiche. Inoltre penso che tra le sue peculiarità ci sia anche quella di ricordare ai lavoratori l'utilizzo dei DPI che gli sono stati consegnati dal datore di lavoro. Anche questo è molto importante. In un ultimo riscontro, che direi che comunque va preso in considerazione in quasi tutti i cantieri, c'è la gestione delle emergenze. Ecco, un sistema di questo genere può essere d'aiuto e d'ausilio nel caso di prove di evacuazione o comunque anche situazioni reali per poter contare gli operai che si recano presso il dispositivo, in maniera tale da sapere se eventualmente è rimasto qualche infortunato o qualche altro operaio chiuso in cantiere. Quindi quello che si fa un po' la conta, che viene fatto attualmente manualmente, potrebbe essere fatto in maniera elettronica. Ci possiamo trovare in cantiere ad avere più imprese affidatarie. Queste imprese affidatarie hanno bisogno comunque di un sistema di gestione che in qualche modo lega e controlla le persone che accedono in cantiere. Ecco, questo sicuramente in una logica di appalto con l'adozione di un sistema di appalto scorporato può più facilmente prevenire il rischio dai furti, il rischio di accessi incontrollati e chiarire meglio qual è la catena di responsabilità, perché riusciamo attraverso il sistema di controllo degli accessi a sapere
per chi lavora quel lavoratore, cosa che talvolta oggi è anche difficile. Con il controllo elettronico degli accessi, vediamo subito chi è presente in cantiere. Ah sì? Si chiama Safety Tutor ed è un controllo elettronico accessi per cantiere che ha anche un'altra funzione, può verificare se la persona che sta accedendo in cantiere non solo ha le credenziali, quindi è una persona che può accedere al cantiere, ma se è anche dotato dei DPI, cioè il casco piuttosto che le scarpe, piuttosto che la giacchetta ad alta visibilità, che sono necessari e sono previsti dal POS per poter entrare in cantiere. Si posa, si installa facilmente e quindi garantisce sia il committente che l'impresa esecutrice che le persone che accedono in cantiere sono autorizzate a farlo e si ha in questo modo visibilità, volendo anche da remoto, quindi da una postazione distante, magari dall'ufficio del coordinatore alla sicurezza piuttosto che da quello dell'impresa esecutrice, posso vedere in ogni momento chi è entrato in cantiere e se l'ha fatto in regola. Sì, quindi è proprio una porta d'accesso, contiene un lettore, un quadro elettrico, tutto a norma, una videofotocamera che quindi mi documenta gli accessi, ha dei ganci che permettono di trasportarlo facilmente, quindi anche in cantieri successivi lo posso riutilizzare. In alcuni casi utilizziamo il solo lettore che vedete lì, quello giallo, lo utilizziamo all'interno di una capanna degli attrezzi, mettendo un tag a radiofrequenza su ognuno degli attrezzi che voglio proteggere, quando questi per esempio di notte si allontanano dalla capanna e quindi il lettore non li legge più, a quel punto posso attivare un allarme e quindi utilizzarlo anche come sistema antifurto. Sono applicazioni un po' specifiche, però si possono fare, tutto grazie alla tecnologia della radiofrequenza. E comunque l'accordo con le rappresentanze sindacali, nel momento in cui si mettono strumenti anche solo potenzialmente atti alla videosorveglianza, è un requisito necessario. Quindi non solo devono esserci i famosi cartelli, aree videosorvegliate e quant'altro, ma ovviamente l'impresa esecutrice deve trovare l'accordo con le rappresentanze sindacali e che queste siano d'accordo che nel cantiere vengano utilizzati sistemi di questo tipo. Il costo di un oggetto posato di questo tipo è di circa 15.000 euro, inclusa la videofotocamera, che può anche, diciamo, ricevere un segnale sonoro dalla postazione di controllo, quindi per esempio posso dire a qualcuno: guarda, non ti ha aperto la porta perché non hai il tesserino, e quindi compreso del lettore, compresa anche la posa in opera, quindi il trasporto fino in cantiere. I costi per la sicurezza finora presi in considerazione dai coordinatori in fase di progettazione non contemplano questo strumento. È uno strumento che quindi va computato e come in tutti i computi ci deve essere un accordo prevalentemente col committente. Quindi è un committente che deve essere da questo punto di vista particolarmente aperto a questi nuovi sistemi, considerando che poi porteranno dei vantaggi in cantiere. È ovvio che questo committente deve essere un committente prevalentemente destinato a pensare in grande e quindi a appalti pubblici o comunque appalti privati di una certa dimensione. Difficilmente, secondo me, per ora, così per come è strutturato questo sistema, potrà essere adottato nel cantierino del condominio. Il progetto REPAC, che sostanzialmente è uno strumento tecnico per rispondere alla politica e per rispondere all'aumento della qualità della sicurezza nei cantieri, quindi controllare chi entra, chi esce, quante ore fa, quanto lavoro svolge e soprattutto essere in grado di aumentare la legalità all'interno dei cantieri. Questo è un messaggio, perché noi dobbiamo alzare l'asticella della responsabilità nella nostra regione e abbiamo messo anche nel patto per lo sviluppo della nostra regione proprio al centro il tema della legalità per combattere ogni forma di illegalità, dall'usura fino allo sfruttamento del lavoro. In una società in difficoltà bisogna davvero reagire ed essere in grado di puntare al futuro assicurando lavoro, cercando di valorizzare le imprese sane, le tante imprese sane della nostra regione e con loro costruire una dimensione di sviluppo attraverso regole chiare, diritti e doveri per la coesione.